Beh, diciamo che io sono nato in campagna, avendo già le attività, naturalmente una a Venezia, vicino a San Marco e poi da Gerri. E il mio obiettivo è sempre stato quello di portare dei prodotti sani ai miei clienti, quindi ero attaccato al mio territorio dove sono nato, avendo anche conosciuto una delle persone qui in questa zona, e naturalmente poi ho fatto il compare un signore che abitava qui, che naturalmente ha una cantina, che era proprietario anche della parte di sua moglie di questo pezzo di terra, conoscendo il mio desiderio di comprare un pezzo di terra e fare prosecco, quindi portare la produzione del prosecco dalla terra alla tavola, è nata l'occasione e mi ha detto: guarda che c'è un pezzo di terra in vendita, quindi vieni a vedere se ti interessa. Venuto qua mi ha fatto vedere questo pezzo di terra, naturalmente, e qui c'era una grande collina, c'era un grande bosco. Mi ha detto: guarda, era un terreno completamente abbandonato. Ho detto: sì, qui c'è anche una ghiacciaia. Io non sapevo neanche che cos'era una ghiacciaia. E praticamente mi ha fatto vedere, siamo entrati in questo piccolo sentiero che poi ci ha portato all'entrata delle grotte. Quando io sono entrato e ho visto questa meraviglia, ho detto: Madonna, qui farò uno dei più bei ristoranti in assoluto. Naturalmente questo pezzo di terra l'ho comprato 19 anni fa e con il tempo e avendo tanta pazienza, aspettando i permessi, ho potuto realizzare questa bellissima cosa, insomma, ecco, portare alla luce, alla conoscenza, visto che non lo sapeva nessuno, dell'esistenza, a parte il proprietario del terreno e quei pochi ragazzini che venivano a giocare qui durante l'infanzia, non conoscevano nessuno questa meraviglia, insomma, ecco. Essendo stato sorpreso da questa meraviglia nascosta in questo bosco, naturalmente poi mi hanno spiegato anche la storia di questa ghiacciaia. Questa ghiacciaia ha una storia anche molto importante che risale dal 1600. Siamo risaliti fino al 1600 da questa famiglia molto ricca e potente della Repubblica Serenissima, che avevano acciaierie e fonderie dal 1600, che avevano comprato questo pezzo di terra per fare le loro vacanze estive. Quindi ha una storia, cioè allora ghiacciaia perché? Perché veniva usata come frigorifero, quindi con il ghiaccio che mettevano sotto, perché poi veniva venduto durante l'estate la neve per abbassare la temperatura, aiutata naturalmente dai blocchi di ghiaccio che tagliavano qui il Piave, che naturalmente adesso è a 500 metri, perché una volta faceva molto più freddo di adesso, e risalendo poi nella prima guerra mondiale, che qui c'era il comando dei tedeschi, quindi è una storia importante. I tedeschi avevano preso questo territorio, essendo un muro così alto, che era recintato da oltre 3 metri, avevano fatto una base di munizioni e di barili di benzina, e avevano preso, perché nessuno li poteva vedere con tutta questa collina, sotto questo bosco. Tutti mi chiedono perché ho investito qua, ma perché la ghiacciaia era qui? Cioè, in questo posto non è che si può spostare. Cosa servivano le ghiacciaie una volta? Servivano da frigorifero, era un mezzo per riuscire a mantenere gli alimenti, e per poter dopo avere una sicurezza in quello che si mangia. Cos'è che io volevo trasmettere con questo? Naturalmente l'eleganza, la raffinatezza, ma anche l'umiltà di questo posto che è stato portato alla luce con un'eleganza, una raffinatezza incredibile, però mantenendo un'atmosfera sempre accogliente come uno potesse mangiare a casa sua. Cioè, sì, quando uno entra l'impatto è molto forte, però venendo avanti e noi che sappiamo accogliere i clienti, mettendoli a loro agio, gli facciamo capire che sì, l'ambiente è raffinatissimo, a livelli naturalmente che uno sorprendenti, eccetera. Però riusciamo a metterlo a suo agio e facendogli assaggiare anche naturalmente i piatti, la cucina che vogliamo esprimere in questo territorio, che sono tutti quanti bravissimi a fare carne. Noi abbiamo voluto portare il pesce naturalmente a livelli diversi, a livelli molto alti, far conoscere la nostra cucina in questa atmosfera di umiltà come veniva trasmessa una volta. Diciamo quello che mi ha colpito tantissimo quando che sono entrato in questo sentiero, che naturalmente era coperto da questo bosco tutto quanto abbandonato, e sono entrato qui da questo buco proprio, da questa entrata. Io sono stato sorpreso dalla meraviglia che ho trovato di questo posto. Cioè, dove vai a trovare una cosa così in questo luogo che non ha niente a che fare con questo posto? Cioè, loro avevano costruito questa grotta d'entrata, ma non sappiamo il perché. Io ho pensato che la volevano fare, visto che d'estate faceva tantissimo caldo, venivano qui a ristorarsi. Però una cosa così, far creare un ristorante con una grotta così, con un'entrata così, cioè, non esiste in nessuna parte del mondo.